Buonasera, quinta domenica di Quaresima. La liturgia ci propone come Vangelo su cui riflettere, il Vangelo domenicale, l'episodio preso sempre dal Vangelo di Giovanni di Lazzaro, al capitolo 11 del Vangelo di Giovanni, dal versetto 1 al versetto 45. Un Vangelo che sicuramente conosciamo tutti, che conosciamo anche bene, ma io mi sono accorto che Giovanni particolarmente va letto e riletto, va letto con calma, bisogna pensarci, perché Giovanni non, per esempio, non usa mai parole a sproposito, ma ogni parola ha un significato preciso che deve essere meditato, deve essere, e secondo che nel Vangelo di Giovanni non ci sono mai brani isolati, ma sempre tutto fa riferimento al tutto e costruisce questa narrazione che la comunità fa su se stessa, sulla propria esperienza e sulla propria esperienza illuminata dall'esperienza di Gesù. Per cui il Vangelo di Giovanni, alcuni dicono essere difficile, per amor di Dio è anche vero, ma secondo me bisogna starci molto attenti, va letto con molta calma e bisogna badare a tutto. Chiaramente io non commenterò tutto e precisamente, puntualmente, tutto il Vangelo di Lazzaro, altrimenti ci vorrebbe troppo tempo, poi onestamente non è nelle mie capacità. E dirò alcune cose così, secondo l'esperienza che vivo nella mia comunità e che secondo me può aiutare anche qualcun altro a riflettere. Condividiamo semplicemente l'esperienza di una lettura e di una riflessione. In quel tempo, un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella, era malato. Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque a dire a Gesù: Signore, ecco colui che tu ami è malato. Al dire questo, Gesù disse: questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato. Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per due giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: andiamo di nuovo in Giudea. I discepoli gli dissero: Rabbì, poco fa i giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo? Gesù rispose: non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa, perché vede la luce di questo mondo, ma se cammina di notte inciampa, perché la luce non è in lui. Disse queste cose e poi soggiunse loro: Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Gli dissero allora i discepoli: Signore, se si è addormentato ci salverà. Gesù aveva parlato della morte di lui, essi invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto, e io sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate, ma andiamo da lui. Allora Tommaso, chiamato Didimo, disse agli altri discepoli: andiamo anche noi a morire con lui. Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro, che già da 4 giorni era nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di 3 chilometri e molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse: tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta: so che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo? Gli rispose: sì, o Signore. Io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le disse: il maestro è qui e ti chiama.
Udito questo, egli si alzò subito e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. Allora i giudei che erano in casa con lei a consolarla, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono, pensando che andasse a piangere al sepolcro. Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide si gettò ai suoi piedi dicendogli: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto». Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e, molto turbato, domandò: «Dove l'avete posto?». Gli dissero: «Signore, vieni a vedere». Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei: «Guarda come lo amava». Ma alcuni di loro dissero: «Lui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva anche far sì che costui non morisse». Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro e una grotta, e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra». Gli rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, manda già cattivo odore, da 4 giorni». Le disse Gesù: «Non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio?». Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato». Detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». Il morto uscì, i piedi e le mani legate con bende e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: «Liberatelo e lasciatelo andare». Molti dei giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui. Allora, l'ho detto, penso che il Vangelo sia già noto a tutti e non abbia bisogno di particolari così spiegazioni letterarie. Non soltanto una premessa per capire proprio e per entrare in quello che secondo me è l'argomento di questo Vangelo. La comunità di Giovanni in quegli anni, negli anni 80-90, vive per la prima volta la persecuzione organizzata. È stato fatto il decreto che dichiara il cristianesimo religio illicita e quindi la persecuzione diventa la compagna normale delle comunità in quel tempo. E la persecuzione apre nelle comunità tutta una serie di interrogativi che non sono interrogativi proprio della comunità di quel tempo, sono interrogativi della comunità di sempre, ma che lì hanno una particolare drammaticità. Interrogativi che riguardano la morte, la vita, il dolore, che riguardano il senso di queste cose. Perché essere perseguitati se non si è fatto niente di male? Perché essere accusati di cose che non sono vere e morire per queste cose che non sono vere? Perché noi che non complottiamo contro l'imperatore veniamo accusati di essere contro l'impero, contro l'imperatore? Perché dobbiamo soffrire per queste cose? Perché soprattutto Dio non fa niente? Perché Dio, di fronte alla sofferenza dei suoi figli, tace, come se non ci fosse? Perché veramente, per chi ha fede, io leggevo alcune cose sulla Shoah, alcune cose come queste, per il credente sono veramente terribili, come il silenzio di Dio. E la comunità si interroga su queste cose, sulla morte, sulla sofferenza, sulla debolezza, sul limite, sul silenzio di Dio, e lo fa come sempre riflettendo sulla sua esperienza alla luce dell'esperienza di Gesù, così come le è stata tramandata dagli apostoli, dalla tradizione. E la comunità di Giovanni, proprio per rispondere a queste domande o comunque per inquadrare queste domande in un discorso di fede, riferisce e riflette sull'episodio di Lazzaro. Che
comincia l'episodio, il racconto comincia in una maniera più semplice, dice: in quel tempo un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria e di Marta, sua sorella, era malato. Maria era quella che cosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Suo fratello Lazzaro era malato. Gesù amava Maria, Gesù amava Marta, sua sorella e Lazzaro. Allora, c'è questa situazione, cioè, questi tre fratelli sono l'icona di una piccola comunità che ha scelto Gesù, che lo segue, che gli è fedele e che lo ama, che l'ha ospitato in casa, che lo conosce bene, e l'Evangelista aggiunge che anche Gesù li amava. Sono fratelli, così come si chiamavano i cristiani tra di loro, fratelli, e sono conosciuti. Marta era la padrona di casa, Maria era quella che aveva versato l'unguento prezioso su Gesù e gli aveva lavato i piedi con le lacrime, asciugato i piedi con i capelli, cioè erano persone conosciute nella comunità, si trovano di fronte a una situazione critica. Il fratello Lazzaro è malato e rischia di morire. Staranno di fronte a questo limite, questo dolore, a questa cosa inspiegabile che è la morte. E mandano a chiamare Gesù, gli mandano un'ambasceria: il tuo amico Lazzaro è malato. E Gesù, invece di precipitarsi a casa di Lazzaro, si ferma 2 giorni. Dov'è? E poi è questo colloquio con i discepoli. I discepoli che, come Marta e Maria, vivono la morte secondo la mentalità del tempo, secondo la mentalità dell'Antico Testamento, se volete. La morte è la rescissione dei legami di comunità, è la fine dei rapporti, è l'uscita, è il punto a capo, la porta chiusa. E questo è il dolore dell'abbandono. E i discepoli hanno la stessa visione di Marta e Maria. E così discutono con Gesù. Gesù si ferma 2 giorni, poi dice: andiamo adesso da Lazzaro. E questi qui dicono: ma come? Vai, torni in Giudea, lì ti cercano per farti fuori. E Gesù dice: ma l'amico Lazzaro si è addormentato, andiamo a svegliarlo. Dice: ma se è addormentato, c'è buona possibilità che sopravviva e guarisca. Finché Gesù dice chiaramente, fuori dai denti: Lazzaro è morto. E aggiunge delle cose che onestamente noi siamo abbastanza perplessi nell'ascoltare. Io sono contento per voi di non essere stato là, affinché voi crediate, ma andiamo da lui. E questo rivela veramente che Gesù ha della morte una visione molto diversa da quella dei suoi discepoli e anche da Marta e Maria. Per lui la morte è un luogo della rivelazione dell'amore di Dio. Il limite è il luogo in cui si rivela la potenza di Dio. Non è la fine di tutto. Poi vedremo come. Ma è il luogo della rivelazione di Dio. La morte è il limite. Se volete, senza esagerare, possiamo dire che anche il peccato è questa cosa qua. È il luogo dove si incontra la misericordia, dove si incontra l'amore di Dio. E così Gesù, tenete conto che per i discepoli la morte aveva anche un peso in più, perché era come se si mettesse fine alla speranza del regno. Tu costruisci, lavori, poi muori e tutto finisce lì. E Gesù dice: non è così. E va a trovare Lazzaro. E quando arriva fuori dal villaggio di Marta e Maria Lazzaro, Marta gli corre incontro. Marta gli va incontro e dice una cosa che dovrebbe farci pensare, perché è quello che diciamo anche noi sempre: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Questa è chiaramente la visione dell'Antico Testamento.
Marta che dice, che anche un rimprovero a Gesù, io ti ho chiamato, tu non sei venuto. Penso che moltissime volte io mi sono sentito dire queste cose, le ho anche sperimentate, insomma. E ci ho pregato, ho fatto, brigato per mio fratello, per mia mamma, per mio figlio, ma non mi ha ascoltato. Se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma è morto perché tu non c'eri. E questo è il rimprovero, e non è un rimprovero da poco, questo è veramente mettersi di fronte all'enigma che è questa assenza di Dio, Dio che arriva in ritardo. È terribile pensarci, Dio che arriva in ritardo. Dio che si ferma 2 giorni e arriva in ritardo. E Gesù risponde a queste cose dicendo tuo fratello risorgerà. E Marta dice, lo so anch'io che risorgerà. Risorgerà nell'ultimo giorno, ma io ce l'ho bisogno adesso, mica nell'ultimo giorno. Cosa ne faccio nell'ultimo giorno? Dice, questo me l'hanno detto anche i farisei, che si risorge nell'ultimo giorno. Ma questo cosa cambia? Adesso? Adesso che l'abbiamo messo nel sepolcro? Sapere che risorge l'ultimo giorno? Adesso io non c'ho mio fratello. E Gesù aggiunge una frase che a noi lascia, che invece di rassicurare, Gesù, o invece di spiegare la morte, Gesù chiede a Marta se si fida di lui. Dice, io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi tu questo? Gesù sta dicendo che la morte, contrariamente a quello che pensa Marta, non è la fine. Non finisce. Non finiscono i rapporti di comunità con la morte. La comunità non si scioglie perché un membro della comunità muore. Gesù dice la morte è semplicemente la porta per un amore più grande. Un amore più grande al quale tutti siamo destinati. E tutti camminiamo verso questo amore più grande. Che non è l'ultimo giorno. È adesso. È subito. Tuo fratello vive adesso perché io sono la risurrezione e la vita. Tuo fratello ha creduto in me, non morirà in eterno. Se tu ti affidi a me, se tu vivi l'amore che io condivido con te, se tu vivi l'amore del Padre con i tuoi fratelli, la morte è semplicemente non una porta che si chiude, ma una porta che si apre per accogliere un amore più grande. La morte diventa il luogo dell'incontro con l'amore del Padre. Non è più un limite, non è più un peso. Se credi in me. Questa è la differenza. Gesù, perché la domanda di Marta è qualunque cosa chiedi al Padre, lui te la darà. Che è la domanda che abbiamo tu. Ma tu puoi liberarci dalla morte? Sì, allora fallo. Perché non devi liberarci dalla morte? Perché non devi liberarci da questa cosa che ci grava addosso? Dalle persecuzioni, dall'ingiustizia. Perché non ci liberi? Che è la prima tentazione e anche la seconda. Buttati giù, gli angeli ti salvano. Trasforma le pietre in pane, perché no? È questo, Gesù non è venuto per liberarci dalla morte. Gesù è venuto a liberarci nella morte, è venuto a darci la speranza dentro il nostro limite, non ad abolire i limiti. È venuto a dirci che il limite è il luogo dove tu incontri, come dicevo prima, l'amore del Padre, perché tu ti fidi del Figlio e hai vissuto questo amore. Ed è un amore che non finisce, perché il Padre non finisce. Allora la morte diventa la porta aperta.
È questo che Gesù cambia radicalmente. È questa la sua petizione per la fede. Io sono la vita. Credi tu questo? E Marta a questo punto risorge. Accetta questa cosa e dice: sì, Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Marta si fida, ha deciso di fidarsi. Con tutti i limiti che ci possono essere, con tutte le incomprensioni, ma ha deciso di fidarsi. Sì, io ti credo. Credo che tu sei la vita, che sei il Figlio di Dio che deve venire nel mondo. E va a chiamare sua sorella, che dice in maniera anche più tragica, piangendo e gettandosi ai piedi di Gesù, le stesse cose che ha detto Marta. Se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ecco, io penso che davvero questo, la risurrezione non è tanto la risurrezione di Lazzaro, è la risurrezione delle sorelle. È la capacità delle sorelle di accettare che si vive in Gesù, che si vive del suo amore. La comunità di Giovanni scopre che nella fiducia, nella fede in Gesù, c'è un nuovo rapporto con la morte, che non è la speranza della resurrezione nell'ultimo giorno, che aveva anche prima Marta e anche Maria, la speranza che si risorge nel mondo a venire, ma è che adesso vivi una vita che non muore, perché vivi l'amore di Dio, e l'amore di Dio non viene meno, mai. Ecco, io penso che, non dirò niente di più, ma penso che dobbiamo rifletterci sopra domenica, su queste cose qui. Io vi propongo due cose. La prima è che Gesù, la comunità di Giovanni sta riflettendo su una comunità. Ed è una comunità dove i fratelli vengono accettati così come sono, con tutto il loro bagaglio di sentimenti, di rapporti, di gioie, di dolori, dove puoi parlare del tuo dolore, puoi parlare della tua delusione, puoi parlare... Puoi dire al Signore perché non sei venuto, e vieni ascoltato, vieni accolto. La tua gioia, quello che sei, non viene mai giudicato, vieni accolto come se accogli un fratello. E questa è la prima cosa che riguarda questa comunità. Ecco, è una comunità dove la morte può essere, può sembrare strano, o il dolore della morte può essere condiviso e compreso e vissuto nella fede, vissuto con questa speranza nel Signore che è la vita, perché è l'amore. E non è perché che accogli i fratelli perché sei buono, perché gli altri sono più buoni di noi, ma perché tutti insieme condividiamo l'unico legame che è l'amore del Padre. Siamo una vite, lui è la vite e noi siamo i tralci. Siamo tutti una sola cosa. E possiamo condividere qualunque cosa per questo. E possiamo vivere i nostri limiti con la fiducia che gli altri li vivono insieme a noi. E hanno il tempo di ascoltarci, di stare a sentire. E questo apre una seconda cosa sulle nostre, un secondo aspetto di riflessione sulle nostre comunità, ed è quanto tempo dedichiamo in comunità ad ascoltare i fratelli, quanto ci siamo su questa cosa, sull'accogliere il dolore degli altri, la parola degli altri, quanto siamo capaci di costruire luoghi nella nostra comunità dove è possibile l'ascolto, dove è possibile l'accoglienza. Ma non sto pensando dell'accoglienza di chissà quali
extracomunitario ha? No, 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 dal vicino di casa, della persona in lutto, di quello che ha il papà all'ospedale e non sa se torna a casa, o che ha la nonna al ricovero, o un figlio che non sta bene. Questa accoglienza, che ha fatto anche di silenzio. Io direi, domenica pensiamoci su. Noi ci prepariamo a celebrare la Pasqua, che è la festa della risurrezione, è la festa della vita. Bisogna chiedersi se nelle nostre comunità viviamo davvero insieme, se davvero viviamo delle vite che possiamo dire condivise, se come Marta e Maria possiamo chiamare il Signore e dirgli: ho bisogno di te, e condividere questo bisogno. Ecco, domenica, quando sentiremo leggere il Vangelo, pensiamoci su un momentino. Secondo me ci fa bene e ci apre il cuore. Pensiamoci.